Ciao Seliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ma anche oggi, prima di iniziare questo video, salutiamo le tre personcine che hanno commentato di più nello scorso video, che sono Martina, Zoe e Arianna. Vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere salutate anche voi nel prossimo video, basta che commentiate più che potete in questo qua. Un bacione e buona visione. Oggi si va sia in piscina che al mare. Abbiamo appena preso l'ombrellone perché non vogliamo più scottarci. Qua c'è la Selenita che ha già messo i braccioli. Qua c'è Madison. Ho messo il costume che mi era arrivato l'altra volta da Shane. E la Sele vuole entrare, quindi niente. Abbiamo preso il braccialettino e adesso entriamo in piscina lì. Tra poco arrivano anche la Michelle e Mati. Arrivate, allora io mi sa che aspetto la Michelle prima di entrare perché l'acqua è un po' freddina ancora, anche se c'è un sacco di sole, però tra poco secondo me spunta il sole ancora più forte. L'abbiamo messa la crema, tranquilli, ma l'abbiamo messa anche l'altra volta, è solo che mi ero aspettata così, perché quando io sono incinta ho la pelle un po' sensibile, vi giuro che secondo me è questo. La sfiga, l'altra volta che non l'abbiamo usata alla fine avevo provato due cover subacquee e stavolta me ne sono dimenticate tutte e due, non è possibile. Vabbè che in realtà non era pianificato questa cosa, però sarebbe stato stupendo perché ho la carta di credito dietro e almeno così ce l'ho sempre sott'occhio e non so nemmeno come entrare in acqua senza il telefono. L'ombrella e ci raggiungono. Sabaluccio, sabaluccio, ciclone. Dai Mati, sbrigati. Sbrigati. Ah? Oh, pistolino, censure. Ecco, ora pure Mati c'ha il pannolino quello lì per metterlo in piscina. Poi magari gli facciamo anche giocare un pochino lì sulla sabbia, quindi. Sto provando ad entrare, poi tra l'altro ho notato che c'è anche lo spazio proprio per i bambini e io sono tra questi. Infatti qua c'è l'acqua bassa, poi di là è più alta. E niente, la Michelle e Mati sono un po' lenti, però dai, adesso arriveranno. L'acqua è freschina, però ti ci abitui. Poi c'è il sole qua che picca, quindi tra poco ci tuffiamo per forza. Che figata, guardate. Indietro. Oh! Qua work in progress ancora. Non so come faremo con due bimbi a testa più avanti. Adesso la Miss mi passa il coso che così non glielo gonfio Mati. Siamo uscite un attimino dalla piscina e mi sono fatto sto coso in testa che sembro non so cosa. Adesso mi rimetto un attimino la crema, abbiamo fatto anche i tuffi. Qua c'è la, oh, un culo, la Michelle con Mattias e la Sele. C'è veramente veramente un bel sole oggi. Ora ve li faccio vedere. Allora, abbiamo deciso di fermarci qua in un bar, proprio in spiaggia. E nulla, la Sele si è presa le patatine e adesso aspettiamo che magari ci danno il menù o qualcosa, dai, stuzzichiamo, anche perché ormai è mezzogiorno e mezzo, almeno mangiamo qualcosa neanche noi. I bimbi, attenzione, siamo un po' un sacco in cinque, un po' un sacco. Le mie lenticchie.
c'è la crema, ma sento che mi brucia un pochino sulla spalla. Però non c'è niente. Anche perché usiamo la crema 50, quindi io non capisco. Perché non hai fame oggi te? Abbiamo, no, non abbiamo ancora ordinato, però abbiamo scelto tagliatelle al ragù e cotolette e patatine fritte. Sì, amore, proprio mangiamo. Devo andare al parco, cioè lì nella sabbia del cinto. È arrivata, ci stanno apparecchiando qua e abbiamo ordinato. Che abbiamo preso tagliatelle al ragù e noi ce le siamo divise un pochino e dopo ci dividiamo anche quella lì e se abbiamo fame prendiamo anche qualcos'altro ovviamente. Perché tu mi gratti? C'è la serie che continua a rompere le scatole per questo parco giochi, ma dopo si brucia il culetto, si brucia i piedi perché c'è un sole della Madonna e ridi prima ho pianto. Ora è arrivato il turno delle mamme, ci siamo divise appunto la cotoletta, ho chiesto anche un'altra Coca-Cola, e c'è la Shelenau che anzi me l'ha ordinata lei. Le c'è Mati, loro hanno messo le tagliatelle al ragù che se le sono divise in pratica. E qua ci sono gli altri gorditi, gordita 1 e gordito 2. E Mati sono lì all'ombrellone che Mati voleva giocare con la sabbia, la Stella invece voleva entrare in piscina, quindi accontentiamola lì e si dà da fare. Sto cercando di riprendere colore lì ma ancora niente. La Stella è qua che fa amicizia con le dade e qua con il bagno, i bimbi. Si sta abbronzando un pochino qua e qua. Però ho messo un sacco di crema e ogni volta che esco la rimetto appena la faccio seccarsi un pochino. Questa volta se mi brucio è il colmo, guarda, il colmo. Aggiornamento, siamo ancora qua in piscina. Adesso io volevo uscire un pochino perché sto cercando di abbronzarmi in quei punti in cui mi ero abbronzata a scatti. Però ancora niente di che. E Matti l'avevamo visto un po' stanco, infatti si è addormentato. E invece l'ha messo dentro l'acqua che cerca di fare le capriole, anche se non è che ci sta provando moltissimo, con la Selena, perché appunto le capriole in acqua dovrebbero aiutare a mettere in posizione giusta il bambino. Siamo riusciti a tirare fuori la Selena dalla piscina, un parto è stato. Infatti si è svegliata da poco. Chris sta arrivando, è già passato perché doveva prendere i soldini, adesso ce li riporta e rimane un pochino con noi. Poi c'è una panzona invece.
Qua ce n'è un'altra. E tra poco andiamo a fare merenda. È vero, Cele? Mia figlia comunque è tipo nera. Nera, vi giuro. Si è abbronzata un sacco. Un sacco. Allora, non ho potuto registrare tutto perché mi si era spento il telefono e mi si è riacceso soltanto adesso che siamo alla pizzeria della mia sorella. Comunque abbiamo fatto merenda al mare con il gelato, cioè lì al bar. E poi dopo siamo ritornati in piscina, c'ho il mal di gola, mi dà un botto fastidio. Correi, comunque non c'ho il Covid, non è che perché ho il mal di gola c'ho il Covid. Tranquilli, non sto per morire per il momento. Allora, e altre cose che abbiamo fatto, comunque era passato Cristian, ma avevo il telefono spento, se no l'avrei fatto salutare. E niente, qua c'è Madison. Ora vi faccio vedere la Sele che è tutta morenita. E tutte le guanciotte rosse, la mia mamma. Facciamo un'altra merendetta. Pizza. Qua inizio ad avere sonno. È stata una giornata poderosa oggi. Sto facendo una piccola passeggiata con la Sele, due passi qua. Gli ho promesso che gli prendevo un regalino, quindi adesso stiamo cercando un regalino per lei. Abbiamo preso un po' di cosine in questo posto molto molto carino, in pratica potremmo scegliere un sacco di caramelle a peso, tutto in stile pirata, e la Sele infatti era un botto contenta. Ha preso anche dei cioccolatini, ha detto uno per lei, uno per la zia, uno per Mati, e poi c'è anche un quarto, quindi pensiamo anche alla mamma che c'ha Madison. Andiamo a fargli vedere le cose che hai preso la zia? Sì? Le monetine. Sele, come fa il pirata? Grazie ai pirati. La principessa ha preso le monetine anche per lei, quella lì, questa qua per me, per Madison, una per la Michelle e una per il suo cuginetto Mati. E adesso oh, io ho preso la Coca-Cola, ci sono anche i tuoi cosini. E nulla amore, siamo già al giorno dopo. Siamo andate dopo a casa di mia sorella e ho aspettato lì che mi venisse a prendere Cristian dal lavoro. È tornato abbastanza tardi, io ero stanchissima. Poi come vi avevo detto avevo mal di gola, ieri sera mi sono messa a piangere dal dolore. E infatti tocca riandare in farmacia. In pratica la Yusi sta morendo questo ultimo periodo. Cioè non lo so. Cioè, già sono incinta, no? Cioè, i piedi che sono gonfissimi, sento che mi stanno per scoppiare, e anche le mani, non so per quale motivo, cioè, però sento anche le mani che mi stanno per scoppiare. La gravidanza mi sta distruggendo, però va bene, è tutto a buon fine. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito in questo vlog, spero che vi abbia fatto piacere questi momenti condivisi insieme a voi. Vi mandiamo un bacione e come sempre ci vediamo con il prossimo video. Muah!